TV, TV di comunità. Se le dico consumo consapevole, che cosa le viene in mente? Consumo consapevole mi viene in mente, in base ai prodotti alimentari, cioè l'informazione su quello che è l'etichettatura del prodotto. Cioè, quindi guardare i parametri, ingredienti, scadenza e soprattutto se è prodotto italiano o no. Ho notato che c'è un'attenzione maggiore verso il consumo e questa cosa, insomma, io la vedo come una cosa positiva, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista alimentare. Consumo consapevole, responsabile, andare, innanzitutto secondo me, chilometro zero. Sai che oggi per trasportare la merce c'è bisogno di un costo sia economico ma sia ambientale. Per me consumo consapevole è sapersi informare senza farsi troppo condizionare dai luoghi comuni, da quello che si dice, anche se può essere allettante. Per poter costruire un mondo migliore, per dare, come dire, per l'idea che ognuno di noi ha di mondo migliore, ha capito che oggi forse l'unico strumento che è rimasto è quello di decidere come e dove andare a spendere i propri soldi.